L'etica libera la bellezza, una marcia per la legalità che si è tenuta e che adesso dà quasi il testimone, si può dire, al Festival dell'Impegno Civile. Sì, l'etica libera la bellezza, riscattare la bellezza, liberarsi dalle mafie, è quasi un programma generale politico-culturale. E come ha detto Don Ciotti, non era una manifestazione, non era un evento, 40.000 persone a Casal di Principe, 150.000 a Napoli, e questa piccola rassegna che diciamo ha un pregio in più, che è quello di avere 111 articoli di giornali stranieri, spagnoli, tedeschi, inglesi, francesi, dà il senso di un'immagine nuova anche di questa città, di questa regione, nella difficoltà ma nell'impegno verso la cittadinanza responsabile, e quindi attraverso significati positivi. Perciò questo festival vuole essere un momento di riappropriazione, entrando nei beni confiscati ma portandoci lì anche il mondo della cultura, artisti, musica, suoni, che sono fondamentali contro le mafie, contro la mentalità mafiosa. Non bastano polizie, carabinieri, guardie di finanza, giustamente magistratura in prima fila, ma l'impegno quotidiano e culturale di tutti i cittadini. Tre giorni di questo festival che partirà il 19 di giugno fino al 21, dove si cimenteranno artisti, ci saranno dibattiti, proiezione di filmati, soprattutto sulle terre confiscate alla Camorra. Questo credo sia un fatto altamente simbolico, perché questi luoghi che una volta sono stati di morte, adesso tentiamo di recuperarli a luoghi di vita.